Ma è 10 volte più facile. Ora capisco perché la gente quando gioco su console mi massacra. E certo, se può giocare così è ovvio. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Di recente sui miei canali social ho fatto una recensione per questo PC ragazzi, è un PC portatile Asus. Mi sono detto, quale modo migliore per testarlo se non quello di avviarlo con Fortnite a un botto di FPS mentre ci registro sopra? E ragazzi, ha fatto benissimo il suo sporco lavoro. E poi tra l'altro questa era anche la prima volta che avevo la possibilità seria di giocare su Fortnite con un PC. Prima di andare però solo in game vi ricordo di lasciare un like per questo video, ma soprattutto di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e soprattutto di attivare la campanellina. Ma non perdiamo altro tempo perché non sono più nella pelle. Ok boys, quindi io mi sto dirigendo effettivamente a Lazy Lake. Con il PC ragazzi, da un lato sto utilizzando OBS Studio che sta registrando a 60 fps Full HD, e dall'altro invece abbiamo Fortnite che sta girando con 160 fps, quindi veramente niente male. Impostazioni grafiche più o meno buone, ho lasciato il campo visivo al massimo, però poi ho abbassato tutto il resto, ho lasciato un po' di ombre, queste cose qui, ma nulla di effettivamente serio ragazzi, davvero, perché non lo trovavo piuttosto inutile. Wow, complimenti bro, veramente una mira fantastica. Mi ci trovo veramente molto bene con le impostazioni grafiche. Tra l'altro che ho messo ragazzi, il PC in realtà potrebbe reggere FPS molto più alti. Vi faccio vedere subito. Diciamo che io metto per esempio a 200. Cioè ragazzi, 200 li mantiene piuttosto bene, cala veramente veramente poco. Però sinceramente non mi va di averli così alti, per il semplice fatto che credo che le ventole comincino a fare un botto di rumore. Non voglio che ce l'abbiate nel microfono e nelle vostre orecchie, quindi... Cioè ragazzi, ma è qualunque cosa più fluida, gli edit, veramente sento qualunque cosa più fluida. Ok, va bene, non ho capito perché. Via solo la roba e andiamocene. Aspettate, questo che c'aveva? Lo shockwave? Ok. Non capisco quale sia la differenza tra lo shockwave oro e quello non oro. So solo che anche lui utilizzerà il suo a breve, perché ne ha uno, infatti. Dai, sali. Non puoi chiudere, mi spiace, ti è andata male. Non avevo la più pallida idea di cosa cavolo stesse facendo. E ora l'ho capito, va bene. Questo mi massacra. Sono molto sculato. Un po' ho sentito una botterella molto strana di... di mira assistita, eh? È stata veramente molto aggressiva da parte del gioco, ma va bene. Però ho finto di non averla vista. Mi stanno letteralmente, ragazzi, massacrando di non so quante persone. Io ho 90 di vita e ho finito i materiali. Ho sopravvissuto solo per la quantità folle di shockwave che sto trovando. Dai, godo. Però mi sa che devo andarmene con questo. Ok, vabbè, vado a Steamistax. Tra l'altro là sopra si sono fatti le box. Ok, no, veramente non poco. Se le stanno dando in maniera piuttosto seria. Meno male che mi ha lanciato via. Ah ragazzi, fightare qui sarà veramente una spina nel fianco bella grossa. Mi sono levato l'assalto. Tra l'altro ho fatto questa follia, ma va bene. Spero che si fighteranno tra di loro. Mamma mia ragazzi, non avere l'assalto qui era una tra le cose peggiori che potesse mai succedermi. Con i miei materiali poi. Dai, morto di safe. Come cavolo fa? GG, godo, muto, clappiamola ragazzi. Vinta non so neanche io come. Questa cosa è scandalosa, ma va bene. Allora, voglio, fatta la partita con la vittoria, volevo vedere invece se con un approccio più aggressivo potevamo fare qualche fight ancora più dinamico di quelli precedenti, quindi... Mamma mia, mi sa che tra poco dovrò uscirmene io perché arriverà qualcun altro a menarmi, palese. Ok, ne sono uscito bene. Bella, fantastico, ok, era solo un tizio che voleva pushare a caso. Pensavo fosse forte, invece ok, non lo era. Cioè, capito ragazzi, questo mechanical bow, no, che dovrebbe essere epico, l'ho trovato nelle partite precedenti, nella partita prima assieme a voi, e ora è un continuo, cioè uno a game per forza lo trovi. E questo, secondo me, rovina troppo gli equilibri di gioco. Così come il mio ping che all'improvviso sale a 73 e poi scende di nuovo a 40, anche quello rovina. Sta il tizio dietro la casa, ok, non più dietro. Però sapete perché lo pusherò? Perché è un tizio che ha palesemente paura. E infatti...
Bravo. Ok, mi è piaciuto comunque la sua combo. Qui stanno fightando, calmi. È permesso? Posso aggiungermi? O hai un problema? Ok, bella. Questo tipo che aveva pozza grande, me la piglio dopo nel caso. Sta... cavolo, ho visto più pezze grandi. Farci 3-1. Si è boxato così questo tizio, serio? Ma veramente? Ok, no. Lo stanno sparando, eh? Cavolo. Sì, sì. Quello era uno scar. Scusa, bro. Me lo piglio un attimo, non ti offendere. Sta a posto, grazie. Vabbè, mortissimo. Mai così felice di aver avuto flopper e tutte queste cure qui vicino. Cavolo. Bello, godo. Ok, grazie di avermi lanciato. Bella, bro, ti è andata malissimo. Sta cercando di colpirmi col mechanical bow. Sei serio? Cioè, veramente? Ok, grazie per gli scudi. Dai, 36. Non ci ho fatto niente, ci stanno sparando. Non ho idea di dove andare per avere un attimo di tranquillità e per settarmi senza che qualcuno mi voglia sparare. È folle come cosa, raga. Cavolo, ve l'ho detto che con questi shockwave era un casino. Perché ora tutti quanti ce li hanno e non c'è un fight senza qualcuno che voli. È un casino, ragazzi, è un casino. Così ormai si fanno kill a caso di gente che è distrutta e se ne esce dalle sue box con quei cavolo di bow. Farmi. Ok. Guarda, ho fatto malissimo, mi spiace. Bella, distrutto completamente. Ho tentato di prendermi delle pozze piccole però, ma sinceramente no, non fa niente. Tengo il flopper. Che poi se devo curare la vita sto messo male, come faccio sempre, ma mi trovo che muoio di safe o cose simili comunque. Godo. Sto andando a mettere in una pseudo trappola, perché così in basso, a questo punto del game siamo 3. Mamma mia, non è una bella sito, lo so. Ora però, ragazzi, a tutti i costi devo iniziare a risalire. Cioè proprio per forza. Questo con i shockwave sarà un combattimento lungo. Lungo e complicato, lo so. Lo so benissimo. Lo sta per riutilizzare, io però ho 4 piattaforme da usare nel caso. Ok. 26. Ha veramente intenzione di scendere? No, non può avere intenzione veramente di scendere. Ok, sa che se prendo il muro lui è morto. E infatti è andata. GG, ragazzi, quanto è bello giocare in maniera così fluida. Ma è 10 volte più facile. Ora capisco perché la gente quando gioco su console mi massacra. E certo, se può giocare così è ovvio. Ragazzi, quindi l'avete visto, è evidente che giocando da PC rispetto ad una console, giocare a Fortnite sia molto più semplice proprio per una questione di fluidità di base che c'è nel gioco. Quindi ora capisco come faceva tutta quella gente che incontravo in lobby a giocare così velocemente, a editare così velocemente rispetto a quello che facevo io. Con un PC potente, ragazzi, si può fare. E wow, veramente wow. Questo, ragazzi, per oggi era tutto. Mi raccomando, lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video. E noi ci becchiamo alla prossima.